Ma voglio regà, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce ed oggi andremo a giocare un deck folle. Vi spiego subito che cosa è successo. Allora, io pochi minuti fa stavo giocando per i cazzi miei qualche partita con un mazzo che non ha alcun senso di esistere. Come potete vedere, un P.E.K.K.A. 2.4 Cycle. Raga, ho fatto tre partite a caso, le ho vinte tutte e tre, ma non è che dici contro mazzi a caso, no, contro tre deck meta. E allora ho detto, devo subito registrare, devo subito attaccare la registrazione, infatti eccoci qua. Il deck è questo, non c'è molto da dire sul mazzo, raga. Vi faccio vedere che adesso siamo anche comunque in una top mondiale manco bassa, in teoria, 557esimi al mondo, e io ho vinto tre partite con un 2.4 Cycle per arrivare a ste medaglie. Andiamo a vedere anche in Italia, sarò in top 20, penso. Siamo 19esimi, e allora, raga. Io direi che possiamo subito iniziare. Il mazzo è un 2.4 Cycle P.E.K.K.A. Non ve lo consiglio, ovviamente. Sto facendo questo video per curiosità, perché ho fatto tre partite, quelle che avete visto, le ho vinte tutte e tre, non so come. Quindi, se questo mazzo dovesse funzionare veramente, allora c'è un problema col P.E.K.K.A. voluto. Il senso di questo video è qui. Oh, lui lo conosco, eh. Lui lo conosco, raga. Lui lo conosco. Buona fortuna, ve lo conosco. Mi ha chiesto anche il pareggio. Bella partita perché voleva pareggiare, ma il pareggio all'inizio season direi di no. Allora, ottimo lo spirito qua che ghiaccia e i pipistrelli dovrebbero rimanere in vita almeno la metà, perfetto. Allora facciamo anche un Mynir. Draghi Inferno sul Mynir? Raga, io penso che il Draghi Inferno è la miglior difesa che lui ha per il P.E.K.K.A. Potremmo seriamente fare un P.E.K.K.A. al ponte dall'altra lane, eh. Io lo provo. Per assurdo forse ne faccio cimitero difensiva, eh. E infatti, io conosco il mazzo che gioca, non poteva difendere in altro modo. Comunque ha speso tutto l'Elisir, quindi spaccamuro di là dovrebbero entrare. Può difendere con Tornado, ma rimarrebbe a zero. Madonna, raga, non ci credeva, hittato il mago! Facciamo subito pipistrelli. Che lui può fare il drago in teoria che l'ha ciclato, ma rimarrebbe a 0 di Elisire, quindi sarebbe buono. E infatti non fa nulla, eh. Ottimi danni. Ottimi danni, buon inizio. Lui c'ha cimitero, non so come difendere la cimitero. Mettiamo quanta più pressure possibile, raga. Continuiamo a mettergli pressure. Qua fa gelo, mi sa. Sì, fa gelo, effettivamente. Non ha il bowler. Penso non abbia il bowler, eh. Penso non abbia il bowler. Allora, noi potremmo fare P.E.K.K.A. pipistrelli perché ho lo spirito del ghiaccio per il Drago Inferno. Se non riesce a mettere nulla per lo spirito del ghiaccio prima che jump sul Drago Inferno. Ok, non pensavo avesse l'esire anche per il drago. Qua potevo sfruttare meglio. Non è un problema perché tanto non può fare cimitero e io il drago glielo difendo con gli scheletrini. Però potevo sfruttare meglio il vantaggio dell'esire che c'avevo. E effettivamente il Drago Inferno, ragazzi, sarà un problema in questa partita. Devo giocarla forse più di Mynir Spaccamuro che di P.E.K.K.A. in questo game. Oppure faccio i P.E.K.K.A. dalla lane opposta. Da quella in cui lui gioca il Drago Inferno, come abbiamo fatto prima. Allora, oh, uno entra. Ha messo il cavaliere male. Perfetto, uno entra. Ok, non voglio fare P.E.K.K.A. perché se poi mi gioca cimitero potrebbe essere un problema. Quindi andiamo a fare ancora. Ok, Mago lì è un po' fastidioso, eh. Mago lì è un po' fastidioso. Facciamo un P.E.K.K.A. dal fondo, ma lui potrebbe anche decidere di pushare di cimitero. Vediamo un po' come se la gioca. Ah, lui ce l'ha il bowler alla fine. Infatti mi sembrava strano. Ok, qua tronco per togliergli lo scudo. E dobbiamo giocarcela dall'altra lane, perché per forza di cose devo mettere pressure dall'altra lane. Devo fare anche Mynir, per forza. Oh, lui ha ignorato, bene. Quindi mettiamo perfetto che ha fatto un drago di là, deve far tornado, eh. Ah, che fa il cavaliere, raga. Quello che vi dicevo prima, eh. P.E.K.K.A. dalla lane opposta del drago inferno. Questo dovrebbe essere tower trade. A meno che non faccia un... Oh, gli scheletrini evoluti si cucinano, raga. Ha fatto cielo. Allora è tower trade. Occhio però che lui c'ha un P.E.K.K.A., però c'ha un altro drago inferno. Infatti c'ha un altro drago inferno. Geliamoglielo. Raga, sulla sinistra siamo in vantaggio noi, eh. Infatti facciamo subito degli spaccamuro che siamo in vantaggio noi. Sarebbe assurdo vincere sto game, eh. Cioè, stiamo giocando. No, il mago si è girato sugli spaccamuro e avevo messo gli scheletrini. Raga, qua mi sa attesa, eh. Qua mi sa attesa. Dovrò fare il P.E.K.K.A. sul suo mago, ma intanto lui pusherà con tutto. Oh, non sta pushando, eh. Facciamo il P.E.K.K.A. Push adesso, giustamente. Devo fare un miracolo per difendere qua, perché farà anche la gel. Drago Inferno, ok. Perfetto. Mi sa che ho perso, raga. Oh, raga, non ci credo. Deve difendere il P.E.K.K.A., eh. Cioè, sto cazzo di Dragon. Se avessi mandato lo spirito del ghiaccio in predic, facciamo il P.E.K.K.A. sulla centrale, che è la nostra unica chance. Oh, non so come possa difenderlo, eh. Raga, non difende lui, eh. Lui non difende. No, sono un coglione. Non ho messo nulla al centro. L'avevo anche detto. Lui non difende, l'avevo anche detto. L'avevo anche detto. Lui non difende, ciò significa che deve provare ad attaccare. Qua sono stato un po' scemo, raga. Ero veramente imbambolato sul P.E.K.K.A. voluto per vedere cosa avrebbe fatto, che non ci ho pensato. Andiamo subito con un altro game. Comunque, è stata una bella partita questa. Abbiamo giocato contro un deck ottimo, Cimitero Gelo. Noi stiamo giocando un mazzo praticamente meme, quindi accetto questa sconfitta. Vediamo. Potrei fare solo sconfitte in questo video. Però, raga, vi giuro che le tre partite che ho vinto sono state assurde. Cioè, il mazzo ha girato benissimo. Ma pure in questo game, l'avrei vinta se avessi predittato il suo mago tranquillamente. Lo potevo predittare. Ok.
Iniziamo con gli spaccamuro. Chiaramente è un deck che si basa molto sullo spam. Il P.E.K.K.A. diciamo che è soltanto... Beh, vi dico, nei game che ho vinto prima di iniziare a registrare è stato protagonista il P.E.K.K.A. Questo mi sa che ha l'Obbait, Cavaliere più Gang, e infatti... Facciamo subito il P.E.K.K.A. o a Boro che l'ha messo di lato, l'ha speso il fuoco. Vabbè, non cambia niente, avrebbe difeso il P.E.K.K.A. ma... Va bene così. Vinzo, Cerbottaniere, cucina un po'. Vediamo un po' come difende il spaccamuro in tira con la Tronco. Sì, ok. Lui c'ha la Gang, il Cerbottaniere, il Barile Goblin, il Cavaliere. Qua c'è poco che io possa fare. Qua non posso fare nulla. Deve fare la Gang lui in teoria. Vediamo. Fa la Gang. Lì c'è la Tronco buona, perché se riesco a prendere pure Princess, aspettiamo che si avvicini la Princess. Dovrei averla presa, eh. Perfetto. Buona Tronco. Se mi pusha col Barile Goblin, perde la partita perché c'ho il pack evoluto, quindi. Allora, andiamo noi con Miner Bats. Mi sa che c'ha solo il Cerbottaniere per difendere i Bats lui, Infatti deve fare il Cerbottaniere, che a noi va bene perché passa avanti al Cavaliere. Occhio io potrebbe fare il Barile Goblin, visto che non abbiamo ancora ciclato la Tronco. No, non lo fa. Ok. Raga, io gli faccio un P.E.K.K.A. perché si cura subito sul Cerbottaniere. Non so che strutture abbia, più che altro, perché se non ha Torre Inferno qua è ottimo il P.E.K.K.A. Vasca al sole. Ah, raga, non ha quello con strutture. Non ha quello con strutture. Buono, perché il P.E.K.K.A. qua si cura un sacco. Ragazzi, il P.E.K.K.A. Ragazzi. Ok, adesso dovrebbe morire, ma quanto ha resistito? Facciamo subito i pipistrelli che... Facciamo anche gli spaccamuro perché fa il Cerbottaniere rimane senza Elisir. Ok, ha fatto la Princess. Stessa cosa, non ha Elisir. Quelli dovrebbero entrare. Buono. La Princess possiamo farla fuori con lo spirito del ghiaccio, quindi non è un problema. Quindi lui ha Logbit Spam. Sì, effettivamente adesso mi torna quel Cerbottaniere. Praticamente... Vabbè, poi facciamo... Posso anche non fare la Tron come la tengo, raga. C'ha il Cerbottaniere, c'ha la Princess, c'ha Mascalzoni. Nei momenti in cui possiamo tenerci la Tronco, secondo me ha senso tenersela. Anche se potrebbe fare pure lo spirito del fuoco. Facciamola adesso invece in attacco. Deve fare la Tronco in difesa per forza, che non può farci entrare uno spirito del fuoco. Ok, facciamo i predict sulla Gang, raga. Predict sulla gang. No, ne è entrato solo uno. Ma perché? Vabbè, comunque buon predict. E lui non ha Tronco in cycle, Raga, che fa? Non ha Tronco in cycle. Qua mi sa che abbiamo vinto, Col vantaggio di Elisir che prendiamo qua. Ok, attenzione là però. Perfetto. Gli devo fare un altro pack evoluto, Ah, mi sa che non... Sì, riesco. Lo spaccamuro! Fatemi entrare con lo spaccamuro, raga! Che cosa? Ok. Allora, là non può mettere tutto al centro, che se no gli faccio una Tronco clamorosa. La provo lo stesso, ma metterà... Esatto, lo metto dall'altra lane, chiaramente, di mascalzoni. Cioè, dall'altra parte li metto, dei mascalzoni, come giusto che sia. Ma va benissimo. 230... Raga, è ancora in vita quello! Lo spawn, più del fuoco entra a torre, Nice, GG. Più del fuoco entra a torre, l'abbiamo vinta così. Ok. Raga, l'abbiamo devastato sto qua, Beh, devo dire che il matchup non era male, perché avevamo spirito del fuoco per la gang di Goblin. Comunque, eravamo stra-cycle, quindi ci levavamo tante Tronco. Miner buono comunque per tankare torre, visto che lui non aveva spell per i pipistrelli e neanche per gli spaccamuro. Il matchup non era manco male, per assurdo, raga. Allora, bene, vediamo se riusciamo a fare 1900 medaglie, che sarebbero già ottime. Non so quanto giocherò in questo video, perché raga, sto mazzo mi sta divertendo a bomba. Quindi potrebbe essere anche un video un po' più lungo del solito, anziché fare le solite 4 partite. Oddio, gli ultimi video sono durati un sacco. Gli ultimi video sono durati tutti 40 minuti, ma senza che io neanche me ne accorgessi, sto streamando poco, raga, su Instagram. Intanto non trovo partite. Vi ho spiegato un attimino su Instagram la motivazione per la quale sto streamando poco, e molti di voi comunque mi hanno sostenuto. E vi ringrazio. Tutti coloro che mi hanno mandato un messaggio, vi ringrazio. Però comunque sono attivo qua su YouTube per il momento, e tornerò anche in live con un po' di tempo, raga. Che mi sono preso. Comunque, intanto, partita trovata. E posso fare subito Magna e Spaccamuro? No, scherzo, perché nel frattempo ha fatto anche lui. Raga, un altro Logbait. Questo però forse è il Logbait con la struttura, perché ha anche gli scheletrini. Qui facciamo gli scheletrini noi invece per... Era meglio fare glieli in faccia. Sì, così prendiamo una hit. Se glieli faccio in faccia non prendo la hit. Con il giusto timing, chiaramente. Allora, vediamo se... Cosa per gli spaccamuro? Tronco anche lui, ovviamente. Cosa sta facendo? Facciamo il P.E.K.K.A. subito qua, Lui penso che farà l'abilità, però... Non cambia niente. Perfetto. Raga, quello è davanti, Quello è davanti. Buono. Volevo farlo anch'io davanti, lo spirito, così non mi prendevo sti danni a gratis. Comunque buono che ci siamo tenuti la Tronco. Allora, qua usciamo, Ah, il cannone. Sì, ok. Quindi la struttura. Madonna, quello spirito di ghiaccio, raga, me li ha tolti tutti. Adesso agli scheletrini qua difende tranquillamente. Però facciamogli fare la Tronco dall'altra lane... Così che più o meno spendiamo lo stesso Elisir. E adesso facciamo gli scheletrini come si deve sul Cerbottaniere. Allora, raga, in teoria il P.E.K.K.A. evoluto qua è buono, lui ha meno cose però rispetto all'avversario di prima. Lui ha soltanto... Non ha neanche la Gang. Oddio, questa è più complicata, Perché lui ha struttura, non ha tutte le cose spam che possono far curare il P.E.K.K.A. Però,
Anche in questo caso Magni e Pipistrelli possono essere molto buoni, eh. Possono essere molto buoni. Non possiamo vincere la partita soltanto di Pekka. Anche se nel game di prima ha dato una grossa mano. Allora, ma anche nella prima partita in realtà abbiamo vinto, abbiamo fatto la torre. Quindi ce la stavamo giocando grazie al Pekka evoluto che ci ha permesso di fare il Tower 3. Raga, io faccio la croc, ma non penso che arriverà mai. Oddio! Non era un predict sugli scheletrini. Non era mai un predict sugli scheletrini, raga. Quello è hitato ora una volta, perché si è curato col Mighty Miner. È forte, raga. Perché lui è forte. Ah, c'ha avuto un culo della Madonna con quegli scheletrini. Cosa fa, raga? Allora, il cerbottaniere connettato. Oddio, entrambi hanno connesso a torre. Sono un sacco di danni, ma comunque è tanto sotto di risier lui, eh. Facciamo anche pipistrelli, tanto non ha spell. Ma ce l'abbia la Rocket, però non penso faccia Rocket qua. Perfetto, eh. I pipistrelli sono a torre, raga. Deve fare un altro cerbottaniere il prima possibile. Quella è torre, raga. Quella è torre. Ve l'ho detto che era rimasto con pochissime elisir quando ha fatto quel barile goblin specchiato e un altro cerbottaniere al ponte. Allora, vediamo un po' come se la gioca lui adesso. Ok, facciamo tronco per forza di cose. Bene così, eh. Proviamogli un pekka al ponte, raga, per vedere un po' come lo gestisco. No, qua forse ho sbagliato. Perché lui può pushare con tutta l'altra lane. Ho fatto una cazzata, qua, raga. La voglia di giocare il pekka evoluto. Però difendiamo, sapete che difendiamo? Madonna, raga, ho difeso senza problemi. Tra l'altro lui ha cercato gli scheletrini evoluti dall'altra lane. Quindi sì, il mio push era una merda. Guardate quanto ci metto gli scheletrini evoluti a far fuori il pekka che si cura. Incredibile. GG, raga, eh. GG. Oddio. Madonna. Ok, sì, GG. Con un infarto, ma GG. Allora, ragazzi, siamo a due vittorie e una sconfitta. Sto mazzo mi diverte, raga. Sembra. Non ve lo consiglio, però. Però mi sto divertendo a giocarlo. Andiamo con un'altra partita. Andiamo con un'altra partita. Oh, se vinciamo anche questa, ci avviciniamo alle 2000 medaglie, per assurdo, eh. Dico per assurdo perché mi sembra utopia. Comunque, non trovo partite, raga. Vediamo un attimino quanto siamo in top mondiale. Nel frattempo, non sono capace, ragazzi. Ok, 430esimo al mondo. In Italia, qualche posizione avremmo presa, eh? Abbiamo preso 7 posizioni. Raga, siamo quasi in top 10 italiana con un 2,4 cycle. Ok. Se vinciamo questa, in teoria, non ho visto quanto era la top 10 italiana. Ma potremmo entrare in top 10 italiana con questa vittoria. Quindi, concentrazione. Anche se in realtà, concentrazione. In realtà, ok, pecca subito qua. Dobbiamo soltanto essere bravi nello spammare, perché questo mazzo è tutto spam. Perché è ittato il domatore? Forse ho messo Pekka leggermente in ritardo. Mi stai tra l'altro che ho messo davanti al Pekka, mi sa? Sì, ok. Qua non un ottimo inizio con i piazzamenti. Vediamo un po' che mazzo ha lui però. Ok, Goblin. Buono che non abbia 2.6, raga. Ah, il deck di Viper. Ha il deck di. Ho un pelo di Bobo in bocca. Bobo sarebbe il mio cane. Allora, raga. Il deck di Viper, sapete che il matchup è mio, eh? Cioè, penso sia un ottimo matchup, ragazzi. Io gli ho mandato bella partita perché penso sia un ottimo matchup questo. Non. Il pack che ha voluto lo cucina, secondo me. Ora, non voglio cantare. Se qua fa il domatore, abbiamo vinto, vi dico. Raga, abbiamo vinto. Cioè, non so come possa difendere sto pack che ha voluto perché non ha struttura. Ha soltanto i goblin che permettono al pack di curarsi. Intanto, se difende gli spaccamuro, ha perso. Andiamo. Ah, farà tornado qua. Ma va benissimo, raga, eh. Oh, il Magnar è tornato indietro su boia, perfetto. Anche se adesso la sua centrale. Raga, non può difendere. Lo so che l'ho già detto tipo 7 volte, ma tronco predict sui goblin comunque che. Perfetto. E il Pekka ne ha killato uno, eh. Killandone uno si è anche curato. Quindi tronco perfetta. Ve l'ho detto che non poteva difendere, raga. GG. Questo per assurdo era un buon matchup, cioè incredibile. Poi ha messo quel domatore, l'ha sbagliato. Tant'è che ve l'avevo detto se in quel momento metteva il domatore, noi avremmo vinto la partita. E così è stato. Vediamo se continua a giocare. Raga, penso abbia quittato, quindi. Sì. No, non ha quittato. Cosa fa? Non ha quittato, raga. Attenzione qua, eh. Attenzione qua che il bro ci prova. Let him cook. Gli ha una sola hit. Ha tirato tutto al ponte. Ok, adesso ha quittato. Mi sembra una decisione abbastanza saggia, onestamente. Oh, raga. Siamo a 3 vittorie e una sconfitta. Più le 3 vittorie che ho fatto per i cazzi miei, eh. Più le 3 vittorie che ho fatto prima di. Tra l'altro sono state partite clamorose che mi hanno spinto a registrare questo video. Ora non so, ragazzi, se fermarmi qua o se continuare. Perché abbiamo cucinato, eh. Comunque il mazzo non penso sia valido. Cioè, è che il pack è talmente forte. Poi io con Magnar Spaccamuro me la cavo. Con i deck Magnar Spaccamuro molto cycle sono bravo. Quindi so quando mettere pressure, no? Comunque, raga, un'altra vittoria. Siamo 328esimi al mondo. Ok. Siamo a 6 vittorie e una sola sconfitta, raga, con questo mazzo.
Vediamo in top italiana se siamo entrati anche in top 10. Oh, preciso, raga. Di una medaglia siamo in top 10. Minchia, se vinciamo due partite arriviamo a 2000 medaglie. Però due partite sono tante, considerando che ne abbiamo già vinte 6 e persa una sola con sto mazzo. Che facciamo, raga? Io continuo, ok? Però arriviamo a 1500 like per questo video. E iscrivetevi tutti al canale, raga. Mi raccomando, è il supporto più grande che possiate darmi, non vi costa niente l'iscrizione al canale. Allora, vediamo se mi pentirò di questa scelta di aver continuato a giocare oppure no. Spaccamuro splittati. Subito proprio. Dia un po' che ammazzo a lui. Spero di non beccare Mastini, qualcuno di voi sicuramente l'avrà. Oh, no, raga, che bufato ha tirato. Con la zap il deck più utilizzato è Mastino. Oddio, in realtà c'è anche Pekka, eh. Potrebbe avere Pekka anche lui. Intanto ha giocato il mago, quindi non ha Mastino. Questa, raga, è una notizia che mi rasserena tantissimo. Mi porta a pensare o a un Pekka o a un gigante. Con mago e Prince. Pekka anche lui. Non ha zap in cycle, possiamo fare mai più misteri dall'altra lane. Mi auguro non abbia la versione con lo spirito elettrico. Vabbè, devo star zitto. Beh, potevo metterlo in counter, non avrei dovuto fare questa giocata. Però certo che dopo Mago e Zap ti viene la voglia. Dopo che ha tolto Mago e Zap dal cycle, ti viene la voglia di fare Miner e Pipistrelli. E niente, c'ho anche lo spirito elettrico. Vabbè, fortunatamente ragazzo, Pekka è morto. Ocio che magari vi è l'idea di pushare. Buonissimo. Perché non te ne rendi nemmeno conto che io ho già un altro Pekka, capito? Questa situazione è buonissima. Io non faccio tronco, mi faccio Talaram Rider, preferisco tenermi Elisir. No, due hit no, per favore. Oh, meno male. E guardate questo Pekka che si è curato, è praticamente full vita nonostante la hit presa dal Pekka. Buono che abbia difeso dall'altra lane. Raga, non so come possa difendere là. Non so come possa difendere. Togliamogli subito il mago al. Scusate, lo scudo al mago. Deve fare la Bandit, ma è il mago sicura, eh. Cioè, scusate, il Pekka sicura. Mi sa che sta aspettando per fare il suo Pekka. Facciamo un miner a destra allora, esatto. E lui deve fare lo spirito elettrico, sì. Perché ha fatto lo spirito elettrico, quindi ha zap in cycle. Non posso fare gli scheletrini sul Pekka, raga. Perché ha zap in cycle. Devo fare il mio Pekka. Ho sbagliato a fare sto miner di nuovo. La situazione era buonissima. Ho buttato un miner. Ho sprecato quel miner. Non avrei dovuto fare perché appunto c'era lo spirito elettrico. Comunque, non dovrebbe. Che brutta void ha fatto. Non penso sia un problema. Spirito il ghiaccio qua. Perfetto. Perfetto. Se lui avesse fatto Ram Rider dall'altra lane, sarebbe stato un problema. Poteva fare sta giocata e avrebbe dovuto fare sta giocata. Ci ha salvato, eh. Facciamo tronco per il fantasma. Oh, uno entra, eh. No, non è vero. Oh, ok, è entrato. Facciamogli, raga, subito il miner. Prima che possa fare un altro Pekka. Deve fare il mago, infatti, perfetto. Ottimo. Raga, non so come difendere. Secondo me, se lui pusha per bene con Pekka Ram Rider, sarà difficile difendere. Tanto qua tronco di cycle. Facciamogli spaccamuro che se non difende facciamo torre. Lo spirito elettrico non basta per difenderli, A meno che il Pekka non mi hitti quello dietro. Perfetto, ha dovuto fare anche zap. Molto buono, raga. Non ha né spirito elettrico né zap in cycle in questo momento. Cosa fa? Non ha zap per gli scheletrini evoluti, raga. Sai che qua ha perso lui, Definitivamente qua ha perso. Cioè, raga, abbiamo cucinato anche in questo game. Ora, non voglio bufarla, ma. Qua, tra l'altro, ho sbagliato di spaccamuro. Volevo chiaramente proteggermi il mio pe. Si è quittato? Ah, no! Non so perché abbia fatto sto pecca 3 ore dopo. Ma va benissimo così, raga. Qua, doppio pecca sul pecca, direi che. Dovrebbero vincere i nostri se tutto va come deve andare. Ragazzi, siamo a un game dalle 2000 medaglie. 4 vittorie e una sconfitta. Sono un attimino confuso in questo momento, raga, vi dico la verità. Ok, GG. Allora, 1985 medaglie. Eravamo 328esimi al mondo prima, vero? Tra l'altro, cioè, non era per nulla facile su questa partita, eh. Abbiamo preso 50 posizioni circa con questa vittoria. In Italia non lo so se abbiamo preso posizioni. Siamo ottavi. Se ne vinciamo un'altra, prendiamo una sola posizione. Però faremmo le 2000 medaglie, raga, che a inizio stagione con un 2.4 Pekka Cycle, direi di provarci, che se ci riusciamo. Se ci riusciamo, raga, è un qualcosa di assurdo, io penso. Allora, pipistrelli subito che c'è il cannoniere. Lancieri, mortaio. Mortar Bait tesa. Allora, ci ho vinto con Mortar Bait, eh. È stata una di quelle partite che ho giocato prima di iniziare a registrare. Però tesa. Ok. Sì, Mortar Bait, direi. No, il lanciere ha preso torre non il pecca. Un po' di danni gratuiti qua, eh. Avrei dovuto fare lo spirito. No, c'ho il telefono scarico. Vabbè, 15% non è un problema. 15% non è un problema. Cavaliere? Come cavaliere, raga? Oh, l'ho vista adesso. Cavaliere? Spaccamuro. Ma che cazzo? Raga, ma questo è il deck. Miner Worldbreaker alla morte. Ma è un deck che è stramorto, cioè non è più in meta. Vabbè, a quanto pare è un appassionato di sto mazzo. Molto meglio, raga, mi sa, eh. Allora, c'è da dire che il pack evoluto contro Mortar Bait cucina un sacco. Perché con la gang, con il via dicendo, cucina un sacco. Però, secondo me, anche qua può cucinare. Tant'è che io lo vado subito a fare al ponte. Deve far poison difensiva, raga, penso per forza, eh. Perfetto, vediamo se riusciamo a togliere i pipistrelli. Facciamo anche lo spirito del fuoco. Non è andata benissimo qua, raga.
non è andata benissimo qua, forse ho esagerato, infatti qua penso che lui mi punirà con questo miner. Deve difendere gli scheletrini intanto. Raga, ok, ha la Frunk in cycle, ma va bene, non siamo sotto di resire. Ho preso danni qua che avrei potuto evitare se non avessi fatto quel pekka evoluto al ponte che l'ho sbagliato. E lui ha difeso molto bravo, e se l'ho difeso molto bene, è stato molto bravo a fare la poison. Che non è scontato capire che lì si è obbligato a fare poison, quindi è stato bravo anche lui. Allora, vediamo un po' come. Gli spaccamuro non li ha in cycle in teoria ancora. Però facciamo un pekka dal fondo perché se dovesse fare nel mentre un miner. Non si sa mai. I pipistrelli saranno un problema. Perché io ho soltanto gli spiriti per toglierli, non ho spell. E se lui comunque li mette sempre bassi e poi mette il cavaliere davanti per bloccare gli spiriti. Ok, questo non è il caso se li fatti togliere. Però comunque può tranquillamente difendere. Spaccamuro evoluti in difesa. E mi sa che uno mi entra anche a torre, raga. Oh no, il pekka ha iniettato lo spaccamuro, perfetto. E si è anche curato, perché qualsiasi kill è sicura. Ok. Facciamo tronco subito per togliere quello. Lui farà i pipistrelli, raga. La mia paura sono i pipistrelli. Spero li faccia adesso, che ho messo lo spirito del fuoco. Non li ha fatti. È bravino lui, eh. Poison difensiva corretta. Sì, lui è bravino. Ciò che c'è, pekka pulvita. Fagli spaccamuro, raga. Fagli spaccamuro qua, eh. Fagli spaccamuro sicuramente, esatto. Spero che Maya non l'abbia messo davanti. Meno male, raga. Meno male che l'ha messo dietro. L'avesse messo davanti mentre entravano entrambi gli spaccamuro. Questo miner mi ha fatto capire che lui non è un fenomeno. Quel miner era da mettere davanti, eh. Usciamo dall'altra lane, se mi devo splittare, raga. Ottimo predict sui lancieri. Deve fare la bombardiera lui. Ottimo che ha sprecato anche qua. Siamo molto sopra, eh. Qua non entro. Comunque deve fare ancora gli spaccamuro, perfetto. Facciamo subito un pack al ponte perché siamo molto sopra di resi qua, raga. Spero che il pipistrello entri nella mia lane. Nice. Ok. Facciamogli fare sempre la poison difensiva perché siamo sopra di resi, eh. Se fa poison qua va bene. Esatto. Tronco per. Anzi, no, qua mi fa gli spaccamuro, eh. Qua mi fa gli spaccamuro, quindi. Esatto. Un altro pekka, raga. Madonna, la mia entra tutto, eh. Però, raga, il pekka. Raga, il pekka. No, raga, il pekka, ragazzi, non, no, non ci credo. Quello sicuro, eh. Ragazzi, no, non è vero. Non è vero. Lo spirito di ghiaccio che. No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Madonna, quanto è forte il pekka evoluto. Avete visto come si è curato sui lancieri? Raga, siamo a 2000 medaglie con questo mazzo. 198esimi al mondo, siamo in top 200 mondiale, ok. E in Italia, in teoria siamo settimi, l'avevo visto prima che avremmo preso una posizione, esattamente. Direi che possiamo fermarci qua adesso, ragazzi. Direi che possiamo fermarci qua. Quante vittorie ho fatto? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, più una sconfitta, questo è quello che abbiamo giocato assieme nel video, più altre 3 vittorie. Che ho fatto per i cazzi miei. Poi, raga, sotto avevo giocato un altro mazzo. Vi faccio vedere che stava giocando punto 6. Stava a cazzeggiare un po' con 2.6. Quindi, da quando ho messo sto mazzo, 8 vittorie e una sconfitta. Io, raga, vi rinnovo. Lasciate un like per supportare questi contenuti. E noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!